Ciao a tutti, bentornati sul canale. Questa sera siamo con Mirko Bettini. Ciao Mirko. Ciao a tutti, ciao Francesco. Questa sera siamo qui per parlare di una modifica che mi ha suggerito Mirko, che aveva già sulla sua moto, ovvero sia di montare la pompa per il freno posteriore sul manubrio. Vuoi spiegarci, Mirko, da dove nasce l'esigenza di fare questa modifica, di portare il freno al manubrio, il freno posteriore al manubrio? Ma era stato inizialmente un esperimento, perché nel 2017, quando è uscita la nuova Africa Twin nella versione DCT, mi aveva incuriosito tantissimo, cioè il fatto di non avere o di poter potenzialmente togliermi i comandi dai piedi, sia il cambio che il freno. E ho trasformato praticamente il freno a mano che ha sulla leva sinistra in un freno, quindi ho sdoppiato, quindi non ho tolto il freno al piede, ho sdoppiato il cavo del freno e l'ho portato alla leva come se fosse uno scooter. Quindi uso sull'Africa Twin sia il freno dietro sia a piede che a mano. Fatta questa esperienza per lungo tempo, e ho fatto anche una Gibraltar Race, ho comprato una JP. Quindi una moto tradizionale col cambio tradizionale. Scusate se interrompo Mirko, volevo dirvi che Mirko queste prove le fa perché oltre ad essere il presidente di Azzurro Rosa è anche un pilota, è un pilota di una certa levatura. Vuoi dirci Mirko, prima di andare avanti, così diciamo chi ci segue sa che sta parlando con una persona che ha fatto esperienza sul campo, quali sono stati i tuoi risultati negli ultimi anni, i tuoi risultati sportivi in moto? Io ho iniziato ad andare in moto negli anni 80, quindi nel 2002 ho partecipato al Rally dei Faraoni, poi per un certo periodo di tempo ho viaggiato in Africa, quindi siamo a oltre 80 spedizioni in Africa in moto e in auto. E nel 2015 ho ricominciato a correre in moto, nel 2018 ho vinto il Touareg Rally in Marocco e i tre anni precedenti ero sempre sul podio, ho partecipato alla Gibraltar Race nel 2019 e sono arrivato secondo di categoria e l'anno scorso ho ripartecipato alla Gibraltar Race e sono arrivato secondo assoluto. Vuoi dirci poi come è stato realizzato il tutto? Cioè, in una moto tradizionale ovviamente sul manubrio c'è la leva della frizione, quindi ho scovato, c'era poco da scovare, ho utilizzato quello che si viene usato nella velocità, quindi queste qui sono pompe in commercio e si possono acquistare tranquillamente. Ho comprato questa pompa con un meccanico di Rimini, mi ha alloggiato l'attacco dell'altra pressione dove c'è l'uscita del serbatoio dell'olio alla pompa a piede e da lì il cavo porta al manubrio e quindi io al manubrio con la mano sinistra aziono sia la frizione che col pollice il freno, che comunque ho anche a piede. Sì, sì. Posso utilizzarlo con tutte e due, sia a mano che a piede. Bene, l'ultima domanda che ti faccio, però vorrei che ci parlassi tu di quali sono i reali benefici di avere la leva del freno a pollice sul manubrio e quali sono le situazioni nell'off-road, ovviamente perché stiamo parlando di off-road, quali sono le situazioni off-road in cui risulta più utile e più diciamo conveniente usare il freno con la pompa a pollice piuttosto che quello tradizionale a pedale. Le leve dei freni a piede sono regolate solitamente per avere essere efficaci per la guida in piedi. Questo sempre parlando di off-road, giusto? Sì, sì, parlando di off-road. Perfetto. Quindi facendo off-road la leva del freno la si regola per arrivare, per utilizzarla bene quando si è in piedi. Quando si è seduti la leva rimane abbastanza alta, quindi ogni volta che io devo azionare il freno devo materialmente alzare il piede dalla pedana e andare sul freno. Questo piccolo movimento è un movimento che fatto centinaia se non migliaia di volte al giorno stressa la gamba e stressa i nervi. Quindi in queste situazioni di trasferimento ho una frenata più efficace usando il pollice anziché alzare il piede. E in, questo qui sui trasferimenti. In fuoristrada invece è utilissima nei percorsi misto veloci, evitando che col piede si blocchi la ruota o si freni troppo poco. Invece con questo freno riesco a entrare in maniera veloce e precisa e far sbandare leggermente la moto per quello che mi serve. Detto questo, io vi saluto, sperando che il video vi sia piaciuto, vi invito a mettere un like e saluto anche Mirko. Ciao Mirko!
Ciao Francesco, ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima, ciao.